Estimatísimo primo ministro Matteo Renzi, le scrivo questa lettera per il sentimento di amicizia che provo per il popolo italiano, convinto che i destini dei paesi del sud Europa siano uniti inesorabilmente nell'obiettivo di costruire un progetto europeo inclusivo, democratico e basato sui diritti umani. La riattivazione economica dell'Europa, a partire dal sud, incontra nel cambio del modello produttivo una delle principali sfide, ed è per questo che la disattivazione dalla rete elettrica spagnola del 31 gennaio scorso e il rischio imminente della chiusura della centrale termoelettrica El Cogas a Puertollano nella provincia di Ciudad Real si è rivelata una pessima notizia. Coloro che credono nella necessaria transizione energetica come lotta contro il surriscaldamento globale non possono restare con le mani in mano di fronte alla possibile chiusura di El Cogas. Grazie ai suoi continui progetti di ricerca, El Cogas si è convertita in un punto di riferimento in materia di generazione di energia elettrica pulita riconosciuta a livello internazionale. El Cogas è riuscita a portare quasi a zero i livelli di emissione CO2 attraverso la sua linea di produzione di idrogeno, che può essere utilizzato come combustibile pulito al 100%. Ma El Cogas è molto più di questo. El Cogas è un'impresa essenziale per l'economia di Puertollano con i suoi 300 posti di lavoro diretti oltre ai più di 1000 indotti. Come lei saprà, attualmente la compagnia italiana Enel possiede il 70% delle azioni Endesa, principale investitore degli impianti di El Cogas. Per questa ragione mi permetto di scriverle sollecitandola affinché ci possa aiutare a trovare una soluzione che impedisca la chiusura definitiva di El Cogas. Investire su El Cogas significa investire per frenare la desertificazione industriale nei paesi dell'Unione Europea. Difendere El Cogas significa difendere un'impresa strategica per la riduzione dell'emissione di CO2 nel rispetto degli accordi del Vertice di Parigi. Sono certo del fatto che entrambi condividiamo che il modo migliore di difendere e creare posti di lavoro di qualità nel sud Europa sia investire in industrie innovative fortemente impegnate nel rispetto del medio ambiente. Sono cosciente del fatto che non c'è molto tempo, ma sono altresì sicuro che con l'appoggio di un paese amico, ci sentiamo così vicino come l'Italia, potremo insieme evitare la definitiva chiusura di El Cogas. Grazie tante.